ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi tre ricette con le zucchine. Dato che siamo in piena estate, ho pensato di farvi vedere qualche idea per preparare le zucchine, che sono assolutamente di stagione. Poi devo dire che a me le zucchine piacciono davvero tanto e vedrete quanto sono versatili. So che in estate molti di voi spengono completamente il forno e lo riaccendono ad ottobre. In ogni caso, se siete del team spengo il forno, vi dico che tutte quante queste idee possono essere replicate anche in padella. La prima ricetta che vi faccio vedere sono questi involtini di zucchine con all'interno pomodorini secchi e olive. Sono semplicissimi, gustosi da mangiare e perfetti se volete fare dei buffet, delle cene con amici, delle cene estive, perché il ripieno potete cambiarlo e fare quindi tante versioni. Iniziamo proprio con il ripieno. Andiamo a mettere nel frullatore delle olive, utilizzo le taggiasche denocciolate, i pomodorini secchi e vado a mettere il basilico. Potete anche aggiungere altre erbe aromatiche come ad esempio la maggiorana, il timo, quelle che vi piacciono di più. Adesso quindi non ci rimane che frullare bene, però non lo vado a sminuzzare troppo, lascio questo ripieno abbastanza grossolano proprio perché mi piace la consistenza. Ho pulito una zucchina e adesso con un pelapatate la vado a tagliare a fettine sottilissime. A questo punto quindi le vado a farcire con il ripieno ottenuto di olive e pomodorini. E non mi rimane che arrotolare. Guardate che carine già che sono. Mettiamo quindi i nostri rotolini di zucchine in una teglia con un foglio di carta forno. Vado ad aggiungere sopra un po' di pane grattugiato, in ogni caso è facoltativo, se non volete metterlo potete anche non metterlo. E vado a completare con un filo d'olio. Come avete visto non ho aggiunto sale perché sia i pomodorini che le olive sono molto saporiti. E possiamo cuocere per circa 10-15 minuti in forno a 190 o mettendo soltanto l'impostazione del grill. Le zucchine non devono cuocere perché sono sottilissime, ma devono semplicemente rosolarsi un po'. Per la versione senza forno andrete semplicemente a grigliare le fettine di zucchina su una griglia o anche su una padella se non ce l'avete, con un filo di olio. Una volta grigliati andate a fare gli involtini e la ricetta è pronta. Se volete potete fare anche tutto quanto a crudo, quindi senza cuocere le zucchine, sono talmente sottili che anche da crude sono buonissime. Passiamo ora ai tacos di ceci e zucchine. Sono una sorta di piccole piadine molto molto gustose che si possono farcire con gli ingredienti che preferite. Per prima cosa vado a mettere in una ciotola la farina di ceci, aggiungo poi come spezie il garam masala, potete mettere del curry, potete mettere le spezie che preferite e un pizzico di sale. Aggiungo anche le erbe aromatiche, io ho fatto un trito con basilico, erba cipollina e prezzemolo. E a questo punto aggiungo un filo d'olio e un pochino di acqua, iniziando a mescolare con una frusta, quindi vado a fare proprio la base di quella che è la farina frittata, conosciutissima. Una classica pastella, quindi con la farina di ceci. Vado a grattugiare una zucchina, utilizzo proprio la grattugia abbastanza fina, quella che si utilizza per il formaggio, in modo da ottenere una zucchina non a julienne ma proprio triturata, e vado ad aggiungere il tutto alla pastella di ceci. A questo punto mescolo bene e infine vado ad aggiungere la farina di glutine. La farina di glutine mi aiuterà ad ottenere poi delle piadine morbide che si piegano e soprattutto facili da maneggiare, quindi non appiccicose all'interno, facili da staccare, insomma è davvero un grandissimo aiuto. Vado a mettere quindi a cucchiaiate un pochino di impasto su una teglia con un foglio di carta forno, andando proprio a dare la forma classica tonda della piadina.
Inforniamo quindi a 180 gradi per circa 10 minuti. Vi consiglio a metà cottura di girare le piadine e in caso di lasciarle cuocere anche dall'altro lato. Se vedete che sono ancora morbide potete proseguire la cottura. E questo è il risultato, le nostre piadine sono pronte, sono buonissime e a questo punto non vi rimane quindi che farcirle con i vostri ingredienti preferiti. Per la versione in padella andremo a fare una sorta di fari frittata. Mi raccomando, oliate bene la padella, anche se avete una padella antiaderente vi consiglio comunque di mettere un filo di olio e cercate di fare delle piadinette molto sottili. Chiudete con un coperchio e lasciate cuocere a fuoco basso, poi girate e finite di cuocere per 1 o 2 minuti. Passiamo adesso al dolce. Andremo a realizzare queste ciambelline sempre con le zucchine, adesso vi faccio vedere. Andiamo a mettere in una ciotola la farina, le zucchine tritate, andiamo ad aggiungere un po' di zucchero di canna, il cacao amaro, ovviamente il lievito per dolci, dell'olio di semi e iniziamo a mescolare bene. A questo punto aggiungiamo il latte, quindi vado a fare proprio la base di una classica torta. Mescolo bene e questo è il risultato che avrò ottenuto. A questo punto possiamo cuocere le ciambelline, io utilizzo uno stampo in silicone con appunto la forma della ciambellina e vado a colare l'impasto aiutandomi con un cucchiaio riempendo circa 3/4 dello stampo. Le ciambelline hanno cotto circa 15 minuti a 180 gradi e guardate qua che belle che sono! Dovete sapere che gli impasti con le zucchine all'interno sono davvero sofficissimi e molto molto morbidi anche i giorni dopo, quindi straconsigliato anche se volete fare una classica torta. Adesso andiamo a rendere le nostre ciambelline ancora più golose facendo una glassatura al cioccolato. Ho semplicemente sciolto del cioccolato fondente e adesso vado a glassarci metà della ciambella. Le vado ad adagiare su una gratella per lasciarle raffreddare bene e completo con un pochino di scaglie di cocco che vado a mettere sulla metà delle ciambelline fatte. Ed ecco qui il risultato. In questo caso per la versione senza forno le cose cambiano un po', ma ho delle belle notizie per voi. Allora, un metodo potrebbe essere quello di cuocere l'impasto facendo una mug cake. Negli ingredienti sotto in descrizione trovate le dosi per una tazza, la mug cake si va a cuocere in microonde ed è velocissima. Oppure un'altra cosa che potete fare è quella di cuocere l'impasto nelle piastre, quelle che si utilizzano per fare i waffle. Spesso all'interno delle confezioni trovate anche delle piastre diverse con altre forme, ad esempio a forma di tondino, a forma di muffin e anche a forma di ciambellina. Sono molto molto comuni, sono delle piastre che costano pochissimo, si trovano davvero ovunque ed è anche un'idea carina per fare magari una cosa veloce la mattina senza dover accendere oggettivamente il forno. Basterà mettere l'impasto all'interno della piastra, chiudere e vengono fuori le vostre ciambelline carinissime. In ogni caso vi metto sotto un link per comprarle online se non le doveste trovare. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciateci un mi piace e noi ci vediamo con i prossimi video sempre qui sul canale. Ciao! Quanto a crudo, sono buonissime, a me piacciono molto. No, questa no.